Di recente Antonio Ciontoli è stato presente al programma Storie Maledette, programma di inchieste giudiziarie per eccellenza condotto dalla brava Franca Leusini. Non entro nel merito di chi sia costui, non entro nel merito della questione perché non voglio andare a ledere la privacy di eventuali entità umane, ma sto qui a dire e a trasmettere la notizia che è stato presente costui a Storie Maledette e avrebbe detto le seguenti parole: Marco Pannini era come un figlio, spero nel perdono. Ecco, la situazione è triste dal mio punto di vista, ovviamente è una situazione questa difficile da vivere, in primis per chi eventualmente ha avuto la possibilità di viverla e per chi in qualche maniera si trova a dover ascoltare determinate parole. Il perdono esiste, punto interrogativo. Sì, effettivamente esiste, non è una utopia, non è qualcosa di irreale o irrealizzabile. A volte però il perdono può, diciamo così, sì, arrivare, ma altre volte può anche non arrivare. E ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole. Detto ciò, io non aggiungo altro, non ho leso la privacy altrui, non ho, diciamo così, utilizzato questo video come pretesto, ma solo per informare e trasmettere la notizia della presenza di Ciottoli a Storie Maledette. Il video in questione non vuole ledere la privacy altrui, ripeto, ma solo informare eventuali persone. Grazie, un cordiale saluto dal vostro narratore italiano. La mia mail è sempre la stessa, narratoreitaliano@gmail.com. Ripeto, narratoreitaliano@gmail.com.